Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, buon sabato a tutti e a tutte. Finalmente, finalmente abbiamo liberato dalla devastazione d'immagine il povero Lukaku, è tornato il gigante buono. Iscrivetevi al canale, like al video, commenti e campanella per essere raggiunti e raggiunte ovunque voi siate. Il racconto dell'estate improvvisamente cambiò. Guardate che meravigliosa questa cosa, perché non si nascondono, l'avevamo già notato qualche volta, devo dire, ma non si nascondono più, lo fanno proprio alla luce del sole. Cioè cambiano talmente rapidamente e in maniera così integrale il racconto e il giudizio su un giocatore, indipendentemente dal fatto che sia sempre la stessa persona, è sempre lo stesso giocatore, ma indirizzati verso la squadra. Del cuore, non del cuore, un'occasione, un'opportunità, un qualcosa da difendere o da attaccare e qualche volta da giustificare. Allora, improvvisamente la Roma così va a fare questo blitz verso Lukaku a Londra. Perché? Perché i due proprietari sono americani, e quindi se i due proprietari sono americani, scusa, allora l'americano di Londra è il più pirla, e invece che venderlo glielo regala quello di Roma perché sono amici. Questa è un po', no, la sintesi del blitz londinese. In realtà cosa accade? Accade che il Chelsea ha un giocatore pesante dal punto di vista dell'ingaggio, fuori rosa, fuori dal progetto, manca una settimana alla fine del mercato, nessuno ha soddisfatto le loro richieste, loro non hanno soddisfatto le richieste altrui, vedi quelle della Juve per esempio, cioè Lukaku più 40 milioni per avere Vlahovic, se no non si fa, ed è una questione di bilancio che poteva essere positiva e senza perdere l'occasione di avere un centravanti comunque di peso in rosa, punto. Questa è la situazione. E invece no, e invece no. Prima doveva essere quel giocatore che rispolverava, no, la sete nerazzurra di scudetto a Milano, si è promesso, rimane qua, l'amore, la crioterapia, la dieta nascosta, i segreti per tornare a vincere, a segnare, giocatore fortissimo per gli schemi di Inzaghi, perfetto. Poi improvvisamente avvicinato alla Juve, traditore, devastante dal punto di vista mentale, poi è vecchio, poi è infortunato, poi è grasso, poi è un affarista, è un arrivista, pensa solo ai soldi, poi è Allegri che lo vuole perché sarebbe perfetto per il suo gioco, ma improvvisamente adesso che dovrebbe andare alla Roma, che è già una città in amore, sembra tornata l'epoca di Battistuta, il colpo di Friedkin, colossa Lukaku, attenzione, non è più adatto per Allegri. Ci spiegano perché è perfetto per la Roma mentre non lo era per la Juve. Ma come? Gliel'avevate messo lì come etichetta della serie, è lui che lo vuole e adesso non era perfetto. È meraviglioso. È veramente meraviglioso. Romelu e Paolo, dovesse riformarsi una coppia che non si è mai formata, no? Però che era già nelle idee di qualcun altro, ricordano Charles Sivori, Sivori il gigante buono. Che bello, sposta gli equilibri, improvvisamente Lukaku sposta gli equilibri. Gli equilibri. Roma lo aspetta come il messia. Allora, attenzione, dal punto di vista monetario, così veniamo a noi, il mercato della Juve è sostanzialmente chiuso, come vi diciamo da mo', perché partendo proprio da Lukaku, e così arriviamo a Berardi e così chiudiamo con Chiesa, proprio per questi motivi, piaccia o non piaccia, come diceva qualcun altro prima di essere smentito dai fatti, l'obiettivo di Giuntoli è quello di mettere a posto il bilancio, di sanarlo un po' e poi l'anno prossimo eventualmente di fare degli acquisti di un certo tipo. Quindi per sanarlo due strade: evitare compravendite spaventose con cartellini che vanno a spostare gli equilibri di bilancio e naturalmente ingaggi da limare. Quindi Berardi, vale per Berardi come vale per Lukaku, ve l'abbiamo detto in tutte le salse, ma questo non vuol dire essere d'accordo o no. Io personalmente, ma è un mio desiderio, è come vedo io la Juve, come piace a me un certo tipo di giocatore, io personalmente non l'avrei fatto lo scambio Lukaku-Vlahovic, però vi ho spiegato come dal punto di vista bilancistico sarebbe convenuto alla Juve, perché comunque portava dal punto di vista dei conti
un respiro diverso, perché Vlahovic adesso costerà molto, soprattutto dal punto di vista dell'ingaggio. Berardi vale la stessa cosa, se fosse stato entro una certa cifra stabilita. Tradotto, Giuntoli molto semplicemente, avendo questo input, dice al Chelsea: o mi dai 40 milioni e Lukaku, io ti do Vlahovic, o non se ne fa niente, dice al Sassuolo. O me lo valuti 15, massimo 20 con i bonus, io inserisco il giovane, per Berardi o non se ne fa niente, punto. Punto, perché purtroppo la Juventus non è in grado in questo momento di andare da una squadra e dire: ti do 40 milioni e prendo quel giocatore. Tant'è vero che vari Milinkovic, Savic, tutto quello che si è visto durante il mercato, a certe cifre sono rimasti dove dovevano rimanere e poi sono partiti per paradisi non fiscali, ma ma ospitali, diciamo così, dal punto di vista del denaro. Manca soltanto una settimana alla fine di questo mercato, quindi salvo casi eccezionali, Chiesa non si muove, Chiesa non esce a meno dell'arrivo alla Smenes di un'offerta irrinunciabile, ma l'offerta irrinunciabile sono almeno 60 milioni, non 40, 45 come ho letto da qualche parte, ma non arriverà. E quindi Chiesa rimarrà, andrà a fare la sua trattativa per il rinnovo del contratto, perché scade nel 2025, quindi bisogna anche iniziare a parlare di quella cosa lì. La Juventus ha una formazione che deve in questi ultimi giorni limare dal punto di vista numerico, quindi alcuni giovani devono per forza uscire per andare a giocare, quindi magari e soprattutto in prestito, perché non vedo delle offerte clamorose all'orizzonte. C'è soltanto una competizione da giocare e già siamo in troppi così. Se fate il solito giochino di disegnare la formazione su un foglio di carta A4, vedrete che in questo momento la rosa della Juve è abbondantemente sopra, con doppione, qualche volta anche tre giocatori per ogni ruolo. È vero che tanti lamentano una mancanza di alternativa a destra per UEA, però ricordatevi che quando Allegri ha parlato nell'ultima conferenza di 4, quindi 4 esterni, 2 che devono giocare, ma 4 a disposizione, il quarto era Ealing, non l'esperimento da mezzala. Quindi Ealing e Kostic, Cambiaso e UEA. Per cui se UEA non può giocare, Cambiaso può tranquillamente giocare a destra e a sinistra ci sono Ealing e Kostic. Quindi non mancano le alternative. La Juventus non ha buchi di organico. Ancora bilancio da sistemare e qualcosa da spalmare e da limare dal punto di vista numerico. Però dal punto di vista della formazione, se il mercato si conclude così, ce l'ha. Poi trarremo le conclusioni, faremo e darete i voti, soddisfatti, non soddisfatti, arrabbiati, siete abituati a un altro mercato, a un'altra Juve, la potenza, tutto quello che fu, in questo momento non è, e quindi per metterla a posto bisogna fare passo dopo passo. L'importante, ricordatevelo sempre, è che Lukaku è tornato a sorridere, risplende il sole nel pianeta Lukaku, è un gigante buono. Sposta gli equilibri, è fondamentale per la Roma che adesso vince lo scudetto. Voi iscrivetevi al canale, like al video, commenti e campanella.